livello nazionale è la sesta edizione. Noi abbiamo partecipato l'anno scorso, però c'è stato insomma un grande entusiasmo che ci ha spinti comunque a partecipare anche quest'anno. Poi la tematica legata ai tumori infantili è comunque sentita, e anche se per fortuna i dati diciamo sono inferiori alla media nazionale, e nel nostro Molise meno del 2% sono i casi di tumori in un'età inferiore ai 20 anni, diciamo così, e però è una problematica insomma importante, e dimostrare la nostra vicinanza ai bambini che in condizioni di malattia sono costretti a vivere in pigiama tutto il giorno, ci sembrava insomma di doverlo fare, ecco. Sì, la prevenzione primaria insieme alla diagnosi precoce rappresentano le uniche armi realmente efficaci per contrastare l'incidenza dei tumori. L'alimentazione, ma anche l'attività fisica. Oggi siamo qui per fare una camminata che cioè non competitiva, fanno parte di quel corretto stile di vita che riduce l'incidenza di queste malattie. Sì, effettivamente è il secondo anno che partecipiamo a questo evento che è organizzato dalla LIRT di Milano in tutta Italia. Partecipano tantissime associazioni provinciali, credo siamo in 40 che contemporaneamente facciamo questa manifestazione. Chiaramente il significato, come ha detto lei, è importante, diventa un po' una goliardata se volete, però il fine ultimo è quello di stare vicino alle persone e in particolare ai bambini che tutto il giorno devono stare in pigiama per problemi di salute. Ormai è diventata un'abitudine, anche l'anno scorso eravamo qui, è una bella iniziativa, i bambini socializzano e poi si dà una mano per questa importante lotta che tocca quasi tutte le famiglie, quindi è un aiuto così che si vuole dare. Certo, siamo qui, condividiamo l'evento LIRT promosso dalla LIRT nazionale e a sostegno dei piccoli, dei bambini malati di tumore. E ovviamente facciamo squadra, siamo un team, tutti a tifare per loro, tutelando il bene più prezioso della vita, la salute.